Ragazzi, allora ritroviamo a studiare un po' questo impianto motore termico, l'ultimo impianto termico che ci è rimasto da studiare. Ieri abbiamo introdotto l'argomento, abbiamo descritto più o meno geometricamente, abbiamo visto anche un po' la cinematica che governa questo sistema e abbiamo cominciato abbiamo visto i cicli termodinamici di riferimento per le due tipologie classiche di motori che si incontrano. E abbiamo appunto fatto la distinzione per questo tipo di impianto fra quello che chiamiamo ciclo di funzionamento e quello che è il ciclo termodinamico vero e proprio. Dicevamo che almeno da un punto di vista teorico, poi vedremo che in pratica c'è qualche sovrapposizione, cioè le distinzioni non sono così nette così come le cominciamo a presentare. Ma diciamo che il ciclo termodinamico vero e proprio si svolge in un sistema chiuso allorché appunto queste valvole di aspirazione per l'introduzione del fluido e di scarico per l'espulsione dei gas esausti sono entrambe chiuse. E quindi diciamo all'interno del sistema chiuso avviene il ciclo termodinamico vero e proprio che abbiamo visto ieri, un ciclo termodinamico che si compone delle solite trasformazioni di compressione, somministrazione del calore, espansione e sottrazione del calore con quelle leggere differenze fra i primi studiosi di questi cicli, come abbiamo visto, il ciclo proposto da Nicholas Otto prevede una somministrazione del calore a volume costante ed anche la sottrazione di calore a volume costante. A differenza di questo, invece, Rudolf Wieser propone la somministrazione del calore a pressione costante. In ogni caso queste sarebbero le fasi appunto tipiche del ciclo termodinamico che dovrebbero avvenire nel sistema chiuso. A queste abbiamo detto occorre premettere una fase di lavoro, quindi non effettivamente legata alla termodinamica del ciclo, ma al funzionamento del nostro impianto. Quindi una fase che consenta evidentemente a questo sistema di riempirsi di fluido di lavoro. E ieri abbiamo fatto appena in tempo a descrivere questa fase, la fase cosiddetta anche di aspirazione. Abbiamo detto qual è la forzante che spinge l'aria a riversarsi dall'ambiente nel quale il motore è inserito fin dentro il cilindro che costituisce la parte centrale del nostro impianto. Quindi abbiamo parlato di questa fase, abbiamo visto come appunto questo delta T possa essere generato. A questa abbiamo detto segue a fine introduzione, quindi a fine aspirazione, la valvola di aspirazione viene chiusa e inizia il ciclo termodinamico vero e proprio, al quale poi seguirà un'altra fase strettamente indispensabile per il funzionamento del ciclo,
scusate, per il funzionamento del motore, che segue il ciclo termodinamico ed è appunto l'espulsione del fluido di lavoro, ovvero dei gas esausti che hanno partecipato alla termodinamica del ciclo. In realtà, come dicevo, queste distinzioni poi non sono così nette, perché potete intuire che appunto un po' in analogia, anche se non ci assomiglia proprio da un punto di vista geometrico, però in analogia almeno concettuale con le considerazioni che abbiamo fatto a proposito dell'altro impianto a combustione interna che abbiamo studiato, ovvero un impianto motore con turbina a gas a circuito aperto. Ricordate che lì la fase di sottrazione del calore necessariamente nell'impianto a combustione interna avveniva in pratica interagendo, scambiando calore, appunto utilizzando l'ambiente come un serbatoio di energia termica di capacità infinita per chiudere, diciamo, il nostro ciclo termodinamico. È evidente che qui si debba fare altrettanto, e quindi, come dicevamo, al di là di quello che abbiamo visto sui cicli cosiddetti di riferimento, la sottrazione di calore appunto in realtà coincide, come vedremo, è un po' a cavallo, diciamo, dopo l'espansione, quando ancora c'è, poi vedremo come mai, diciamo, si sta completando l'espansione, e in realtà sì, verso la fine della fase di espansione si incominciano ad espellere già i gas combusti, quindi si incomincia a a restituire all'ambiente parte del calore prodotto durante la combustione, e questa fase poi proseguirà, diciamo, questo tipo di motore appunto dedica una corsa intera alla operazione di espulsione dei gas combusti. Quindi possiamo concludere questa cosa, appunto i motori che lavorano in questa maniera si chiamano, come sta scritto qui e non ne avevamo ancora parlato, si chiamano motori a quattro tempi, i quali riescono a completare un ciclo di funzionamento completo in quattro corse dello stantuffo all'interno del cilindro. Vi ricordo che ogni corsa da un punto morto all'altro corrisponde a mezzo giro dell'albero motore o albero a manovella che abbiamo visto ieri. E quindi diciamo, ad un giro dell'albero motore corrispondono due corse, quindi lo stantuffo parte da un certo punto, fa le due corse e ritorna esattamente allo stesso punto dopo una rotazione di 360 gradi, e quindi tutto questo ci fa concludere che un ciclo di funzionamento in questo tipo di motore, per potersi completare, quindi ricominciare da capo, necessariamente deve prevedere due giri dell'albero motore, per consentire a questa tipologia di motori di completare il proprio ciclo di funzionamento. Questo, come vedremo tra qualche minuto, insomma, ha una certa importanza sulla potenza prodotta, proprio perché appunto la fase, diciamo, il ciclo termodinamico, come abbiamo detto, quello del quale
a seguito delle trasformazioni che ormai ci sono familiari, riusciamo a raccogliere lavoro grazie alla trasformazione di espansione, evidentemente questo ciclo, la fase di espansione, l'unica fase attiva, noi la avremo un giro sì e un giro no del nostro albero motore. Quindi se un motore in un arco di tempo, un'unità di tempo che possiamo scegliere a nostro piacere, un secondo, un minuto, un'ora è un po' eccessivo, ma diciamo per esempio un minuto compie un certo numero n di giri, 1000 giri, 2000 giri, 3000 giri in un minuto, non raccoglie lavoro in numero pari al numero di giri, bensì alla metà del numero di giri effettuato in quella unità di tempo, perché appunto è un lavoro che si raccoglie ogni volta che si fa un ciclo completo di funzionamento. Se abbiamo bisogno di due giri per un ciclo completo di funzionamento, è chiaro che se il motore ha una velocità di rotazione di n giri al minuto, raccoglierà lavoro n mezzi volte nell'unità di tempo. E di questo parlerò. Quindi raccogliere lavoro in una certa unità di tempo è quella che noi diamo come definizione della grandezza, che chiamiamo potenza. Okay? E quindi di questo andremo a discutere tra breve. Quindi questo è il principio di funzionamento di questo. Esiste, io l'ho appena citato, appunto mi limito a citarvela, non entreremo nel merito, come sapete abbiamo tante cose da dire, quindi per ognuno di questi impianti che vi sto proponendo, insomma, andremo a vedere le cose essenziali. E anziché dire tante cose superficialmente, preferisco dirvi le cose più importanti, ma con calma, per bene, e trascurare poi evidentemente dei dettagli o delle applicazioni particolari che chi è interessato potrà studiarle nel biennio successivo, diciamo. E in particolare, dicevo, questa è sicuramente questa tipologia, quindi motori che funzionano in questa maniera, come vi dicevo, che realizzano un ciclo di funzionamento in due giri dell'albero motore, quindi dedicando a ciascuna di queste operazioni che abbiamo qui descritto un'intera corsa, si chiamano, abbiamo detto, motori a quattro tempi. Esiste un'altra tipologia di motori che, con una serie di accorgimenti, direi quasi trucchi, ma diciamo accorgimenti, riesce a fare queste operazioni, fisicamente sempre queste, non è che ne fa altre, però diciamo riesce a suddividere, diciamo, mentre ne fa una corsa, diciamo riesce a fare più di una di queste operazioni, e quindi in sostanza riesce a fare un ciclo completo di funzionamento in due sole corse dello stantuffo, ovvero in un solo giro dell'albero motore. Quindi in questo modo, quando si riesce a fare questo, è evidente che, sempre fissata una certa unità di tempo, in quell'unità di tempo raccoglie lavoro un numero di volte, questa volta esattamente pari al numero di rotazioni che ha compiuto in quella unità di tempo, e quindi diciamo due volte quello che raccoglie il motore. E per questo si chiamano motori a due tempi. Diciamo che oggi hanno pochissime applicazioni, ricoprono un po' gli estremi della gamma di potenza di questi motori, nel senso che ieri nell'introduzione non avevo speso troppe parole, ne approfitto adesso, troppe parole per darvi idea delle gamme di applicazioni. Chiaramente questi elementi di base, il funzionamento di base di questi motori che stiamo studiando rimane lo stesso,
per un po' tutte le tipologie di motori. È chiaro che un po' di differenze nascono nel momento in cui questi motori chiaramente esistono di dimensioni minime, insomma, cioè che si possono tenere sul palmo di una mano, no? Insomma, sono motori per giocattoli praticamente, per aeromodelli e cose di questo genere, fino a come ieri abbiamo parlato, motori che una sala macchine di una grossa nave porta container o metaniera occupano uno spazio grande questo piano di questa palazzina dove ci troviamo adesso. Okay, è chiaro che ci saranno quindi un po' di i principi di funzionamento sono gli stessi, però ci saranno delle differenze costruttive. E, come vi dicevo, tornando a quindi perché non ci occupiamo di motori due tempi, i motori due tempi trovano applicazione appunto o in piccolissimi motori della famiglia che segue il ciclo 8 e quindi che abbiamo chiamato anche ad accensione comandata, che è, come dicevo ieri, tra un po' spiegheremo il significato di questi termini, accensione comandata, e quindi destinati a scooter, piccoli motori fuori bordo, insomma per piccole dimensioni e piccole potenze, insomma dell'ordine delle decine di kilowatt. Okay. E, mentre invece diciamo per dimensioni e potenze più grandi, insomma, sono sempre preferiti i motori a quattro tempi, in particolare negli ultimi anni, perché diciamo da quando le normative anti-inquinamento di questi motori sono fatte sempre più severe, diciamo il motore a due tempi incontra maggiori difficoltà, non che questi non le incontrino, però diciamo se oggi il motore a quattro tempi riesce a rispettare la normativa attualmente in vigore, per vostra curiosità si chiama Euro 6, ma, quella in vigore nel nostro paese e nel resto d'Europa, che è una normativa molto severa, nel senso che i limiti imposti a quegli inquinanti di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e gli inquinanti sono gli stessi, ripeto quello che vi ho detto diverse volte, li troviamo dovunque facciamo la combustione, sia se la facciamo nei motori, sia se la facciamo nei bruciatori delle turbine a vapore, sia se la facciamo nelle caldaie per riscaldamento. È chiaro che viceversa però le normative di legge che stabiliscono i limiti accettabili per quegli inquinanti cambiano a seconda della destinazione, e quindi la normativa che regolamenta le emissioni di una centrale termoelettrica per esempio è diversa dalla normativa che regola le emissioni di una caldaia per il riscaldamento, o chiaramente, cosa che ci interessa di più, sono diverse da quelle che regolamentano le emissioni dai motori impiegati in autotrazione. Okay? E queste sono le più severe in questo panorama, diciamo, sono quelle che impongono limiti di tolleranza più bassi, molto, molto più bassi, e quindi che pongono ai progettisti di questi oggetti non pochi problemi nell'ottimizzazione delle prestazioni di questi motori, proprio per rispettare queste normative. E questo diciamo lo sottolineo proprio come un compito particolarmente difficile. Perché? Perché chiaramente dove più è difficile il compito, più c'è necessità di lavorare, più c'è necessità di risorse umane, oltre che economiche, quelle vabbè, le diamo per scontate, ma risorse umane che si impegnino nella risoluzione di certi problemi. Prima non a caso ad operare il termine ottimizzazione,
perché è proprio un termine che, diciamo, chi si occupa di questi oggetti è un termine con il quale si incontra o si scontra, a seconda dei punti di vista, tutti i giorni della propria attività, perché diciamo, il compito appunto del progettista, quello che deve sviluppare un propulsore nuovo da mettere sul mercato, è particolarmente complicato oggi, perché deve mettere insieme il discorso di ottimizzazione tre diverse caratteristiche, si chiamano output, insomma, cioè da questo motore devono venire fuori, devono essere rispettate tre condizioni chiave, che non se ne può privilegiare una e dimenticarsi di un'altra o di altre due, che sono rispettivamente il complesso delle prestazioni che chiaramente il motore deve fornire, l'efficienza, il rendimento globale, che, da cui dipendono i consumi di energia primaria, e chiaramente il rispetto delle emissioni inquinanti, delle normative il rispetto delle normative sulle emissioni inquinanti. Vi posso assicurare che garantire un ottimo per tutti e tre questi punti non è una impresa banale, perché le cose sono tutte funzioni multivariabili, tutte legate fra di loro, nel senso che se io faccio un intervento che mi fa schizzare in alto questo, benissimo, cioè è un motore molto piccolo, molto potente, grande coppia, eccetera, e però contemporaneamente ha un'efficienza molto bassa e quindi dei consumi molto elevati, non ho fatto niente di buono, insomma, non sto proponendo nulla di buono, perché sul mercato evidentemente troverò concorrenti che hanno le stesse prestazioni ma con rendimenti più elevati. E chiaramente ancora posso aggiungere, posso inventare un motore con le migliori prestazioni, con i minori consumi di combustibile, ma se poco delle quattro emissioni regolamentate, una sola, per esempio questa, non rispetta i limiti, chiaramente tutto il lavoro che ho fatto nel progettare questo motore bellissimo in termini di prestazioni e di consumi, e anche che rispettano perfettamente 3 su 4 di queste emissioni, è stato tutto un lavoro vano, tutto inutile, perché questo motore non andrà mai in produzione, perché non otterrà l'omologazione, per il semplice fatto che una di queste quattro supera le soglie. Quindi queste sicuramente sono un vincolo fortissimo, e quindi tutto questo lavoro, insomma, il progettista, l'ingegnere che si è sforzato per arrivare a questa cosa, verrà molto criticato, probabilmente anche messo da parte, perché ha investito tempo e risorse per arrivare a un risultato che non può trovare riscontro poi nella produzione. E come vi dicevo, tutte queste cose sono estremamente legate fra di loro, cioè nel senso che, come dicevo, se io provo a migliorare alcuni punti, per esempio mi concentro su uno solo di questi, per esempio faccio grossi sforzi per migliorare i rendimenti, quindi abbassare i consumi, ci sono buone probabilità che, seguendo alcune delle strade tipiche che si possono seguire per fare queste operazioni, faccio peggiorare per esempio proprio questi due inquinanti che stanno qua sopra. E quindi, insomma, il messaggio che volevo lasciare è questo, che appunto questo compito gravoso, come dicevo, di ottimizzazione significa contemporaneamente, simultaneamente, avere sotto controllo
questi output cosiddetti, cioè questo che viene fuori dal motore in senso lato del termine, cioè prestazioni, rendimento ed emissioni inquinanti, tutto simultaneamente. È un compito molto difficile, però questa cosa che stiamo a dei giovani ingegneri dovrebbe interessare, perché è chiaramente il settore dove uno dei settori in cui si cerca specialisti che siano in grado di affrontare un compito così difficile. Se il compito fosse facile non ci sarebbe richiesta di lavoro, insomma, così spinta come diciamo. Siccome il compito è difficile, è chiaro che c'è maggiore esigenza di specialisti del settore. Vabbè, questa era una piccola parentesi che ogni tanto penso sia pure necessaria fare in queste aule universitarie. Ok, torniamo al funzionamento di questa macchina. Ho fatto questa parentesi, ho perso un attimo il filo con quello che stavo dicendo, e quindi sì, sono allungato in questa questione sull'ottimizzazione di questi motori. Vi dicevo, ottenere risultati quindi in grado di rispettare le normative più severe è compito assai arduo, e in qualche modo il motore a quattro tempi riesce ad assolvere questo compito. Con i due tempi i problemi sarebbero stati ancora più difficili, di più difficile soluzione. Ecco perché diciamo non li trovate in autotrazione. Dicevo, soltanto gli esempi di piccoli motori, piccola potenza per scooter o fuoribordo, o all'estremo opposto, come vi dicevo, trovate dei grossi, enormi motori diesel per la propulsione navale, che appunto consentono, in quel caso, diciamo, sono dei motori particolari, molto grandi, molto lenti, velocità di rotazione molto molto basse, dell'ordine del centinaio di giri al minuto, molto grandi nel senso che i cilindri hanno diametro di un metro, altezze di due metri, insomma ci possiamo entrare dentro tutti noi dentro a un cilindro di uno di questi motori. Hanno quindi delle caratteristiche, i principi chiaramente, come vi dicevo, sono gli stessi in funzionamento, ma hanno delle caratteristiche un po' diverse, e la tecnica dei due tempi si fa preferire proprio per contenere un minimo le dimensioni di questi motori. Ok, quindi chiarita questa cosa, ecco perché diciamo noi ci occupiamo soltanto dei più diffusi motori a quattro tempi. Se è chiaro il principio di funzionamento, andiamo a vedere come è fatto, come si modifica il ciclo reale di funzionamento di questi motori rispetto a quello che era il ciclo ideale o di riferimento che abbiamo visto ieri. Adesso devo vedere di trovare le immagini, purtroppo. Dove vanno? Allora,
possiamo provare a vederlo qui, quindi lasciamo perdere l'immagine di destra, l'immagine di sinistra. Se per esempio, spero di riuscire a provare, ecco. Ok, ecco, sul piano PV per il motore che segue il ciclo 8, diciamo, il ciclo di riferimento era questo che abbiamo visto ieri con le trasformazioni che abbiamo già commentato. Come dicevamo ieri, ripeto, chiaramente questo rappresenta solo il ciclo termodinamico del motore, non rappresenta l'intero ciclo di funzionamento, perché diciamo, parte dall'ipotesi che il fluido di lavoro sia sempre lo stesso, un'ipotesi un po' lontana dalla verità trattandosi di una macchina a combustione interna, quindi è proprio impossibile che il fluido di lavoro non venga continuamente rinnovato, ma rimanga sempre, sempre lo stesso. E quindi chiaramente, a parte la differenza che ormai ci è familiare, che troviamo tutte trasformazioni reversibili, cioè tutte, la compressione e l'espansione, e sappiamo bene che nel caso reale questo non potrà essere più vero, ma accanto a questo la differenza di fondo è che appunto qui manca, per rappresentare l'intero ciclo di funzionamento, mancano quelle due fasi di cui abbiamo parlato ieri e poco fa, cioè la fase di introduzione del fluido di lavoro, che abbiamo chiamato di aspirazione, e la fase di espulsione, ovvero di scarico del fluido di lavoro, che invece nel ciclo effettivo reale di funzionamento dovremmo riportare, dovremmo tenerne conto. Perché? Perché sono fasi che consumano lavoro, assorbono lavoro, dal lavoro di espansione, dopo la scriviamo con calma l'espressione, ma potete intuirlo, lo anticipiamo subito, dal lavoro di espansione, evidentemente, per diciamo, quello che resta come lavoro utile, dovremo andare a sottrarre, come al solito, il lavoro di compressione, e questa è una cosa alla quale ormai siamo abituati, l'abbiamo visto nel ciclo Joule, l'abbiamo visto anche nel ciclo Rankine, anche se abbiamo detto che è trascurabile in quel caso solo per il fatto che il fluido è in fase liquida nel caso del Rankine, però concettualmente il lavoro di compressione è sempre un termine che va a sottrarsi al lavoro di espansione, quindi riduce l'utile a disposizione dell'albero della macchina. In questo caso, con questo motore volumetrico che necessariamente, come abbiamo illustrato finora, deve premettere una fase di aspirazione e completare il funzionamento con una fase di espulsione dei gas combusti, al lavoro di espansione dovrà andare sottratto anche il lavoro che spenderemo per effettuare queste due fasi, queste due operazioni. È chiaro che per effettuare l'aspirazione, per creare, come abbiamo detto ieri, quella depressione all'interno del cilindro, questa depressione non è che si crea gratis, insomma, energeticamente parlando, comporterà una spesa di lavoro. Altrettanto, quell'ultima fase, quella in cui si spazzano fuori i gas combusti, è una fase che costa in termini di lavoro, e che da dove andrà preso? Andrà preso dal lavoro che si è ottenuto durante l'espansione, l'unica fase attiva di cui stiamo parlando. Quindi, diciamo, rispetto al ciclo ideale in cui abbiamo solo il ciclo termodinamico senza queste due fasi di aspirazione e scarico, al di là, ripeto, delle differenze sulle trasformazioni adiabatiche reversibili o meno, e la differenza grossa è rappresentata dalla assenza delle fasi di introduzione ed espulsione del fluido di lavoro, che qui si ritiene, per ipotesi, essere sempre lo stesso
in ogni punto del ciclo. E vabbè, chiaramente il discorso, con la piccola differenza della somministrazione di calore a pressione o a volume costante, questi concetti che ho appena rappresentato chiaramente si applicano in maniera indifferente tanto al ciclo 8 quanto al ciclo diesel. Il risultato è che il ciclo reale di funzionamento del motore è questo che vedete qua, grosso modo, questo è qualitativo, dopo ne vedremo uno un po' più quantitativo, diciamo, è che vedete assomiglia ben poco a nessuno, diciamo, scusate, assomiglia poco a entrambi quelli che abbiamo preso come ideali, e perciò vi dicevo è meglio chiamarli di riferimento. Come potete vedere, sia il ciclo 8, ma soprattutto questo ciclo diesel, insomma, assomigliano abbastanza poco a, proprio a guardarli, a questo ciclo reale così ottenuto. Vediamo con calma, cerco di sottolineare le principali differenze che esistono fra i cicli di riferimento e il ciclo reale. Questa trasformazione che parte da qua e segue questo andamento secondo questa freccia è la trasformazione di compressione. Partiamo da qua, facciamo finta che abbiamo già introdotto il fluido di lavoro all'interno del cilindro e quindi possiamo dare vita alla termodinamica vera e propria del ciclo, quella che ci serve per ottenere il nostro lavoro utile. Ok? Allora, vi dicevo, quindi abbiamo una fase di compressione che è tipo questa della curva qui rappresentata, e qui vediamo anche la freccia, che questa, diciamo, graficamente non è diversissima da questa che vedete qui, però, diciamo, graficamente, numericamente le differenze ci sono, perché diciamo, sostanzialmente rispetto alla compressione adiabatica reversibile, chiaramente nel caso reale le differenze sono abbastanza vistose, perché sicuramente non è più reversibile, e questo siamo abituati insomma, ci ricordiamo un po' nel ciclo giallo, no? Che abbiamo detto più volte è il nostro riferimento, diciamo, la compressione reale sicuramente non è reversibile. Però ricordate, abbiamo dedicato parecchio tempo, io più volte vi ho detto, parlando del ciclo giallo, ho detto la compressione reale non sarà reversibile, ma la possiamo tranquillamente considerare ancora adiabatica, ok? E in base a queste considerazioni ci siamo fatti i nostri calcoli, cioè dicevo è lecito fare questo, perché appunto nel compressore dinamico, quel compressore dove l'aria passa rapidamente, mentre passa viene compressa, praticamente non ci sono, diciamo, i presupposti per uno scambio termico, quindi si può, è lecito, non è un'approssimazione, ma è più che lecito immaginare che durante la compressione il fluido viene solo compresso e non riceve calore dalle pareti del compressore, sia perché non ha il tempo, sia perché poi queste pareti non è che abbiano temperature particolarmente elevate. Viceversa, qui la situazione è abbastanza diversa per due motivi. Uno, perché il fluido, come abbiamo visto, come il principio di funzionamento, cioè abbiamo dovuto prima intrappolare l'aria all'interno di quel cilindro durante quella fase di aspirazione, poi si chiude la valvola, lo stantuffo va su ed effettua la fase di compressione vera e propria. E nel
e quindi diciamo il tempo di permanenza del fluido all'interno della macchina è sufficiente per un eventuale scambio termico, in primo luogo. In secondo luogo, le pareti del cilindro, siccome appunto a differenza dell'impianto con turbina a gas, come abbiamo sottolineato ieri, dove ogni componente faceva una sua trasformazione, quindi il compressore comprimeva, la camera di combustione introduceva il calore, la turbina realizzava l'espansione. Qui tutte queste fasi, abbiamo detto, avvengono nella stessa sede fisica dove si va a realizzare il ciclo termodinamico, sempre all'interno di quel cilindro, quindi il volume è lo stesso, quello che cambia è il tempo e l'istante in cui si vanno ad alternare le varie trasformazioni del ciclo. Che cosa significa questo? Significa che in un motore che sta funzionando, insomma, immaginate che sta già funzionando, già in funzione, vuol dire che in quella stessa sede dove io vado a effettuare questa, ho introdotto il fluido e poi vado ad effettuare la trasformazione di compressione, un attimo prima in quella stessa sede c'era stata la fase di combustione a cui poi è seguita la fase di espansione. Questo per dire che, lo sapete insomma, non è che questa grande scoperta, ma insomma forse però non ci avete badato più di tanto, questo per dire che le pareti di quel cilindro mediamente sono a temperatura elevata durante tutte le quattro fasi di funzione, hanno poco tempo per potersi sia riscaldare oltre certi livelli sia soprattutto raffreddarsi fino a eventualmente alla temperatura, sono temperature di alcune centinaia di gradi. Quindi diciamo, se la parete interna di quel cilindro si trova a 400-500 gradi centigradi mediamente durante tutto il funzionamento del motore, è chiaro che durante la fase di compressione, poiché il fluido non ci passa sopra velocemente ma sta là chiuso, intrappolato, ci sono tutti i presupposti per uno scambio termico. Quindi quando lo stantuffo si sposta dal punto, qui c'è il punto morto inferiore e qui c'è il punto morto superiore, questo qui vi concirco lo spazio morto di cui abbiamo parlato in precedenza, e quindi diciamo la fase di compressione vede lo stantuffo, immaginatelo disteso qui sotto l'asse delle ascisse, lo stantuffo si trova in questa posizione corrispondente a questo punto, al punto morto inferiore, effettua la compressione, si sposta e arriva al punto morto superiore che starebbe qua, ok? Ed effettua la compressione, riduce, è il modo più naturale per effettuare la trasformazione di compressione di un gas, semplicemente gli si riduce il volume a disposizione di questo gas, riducendo il volume si aumenta la sua pressione, e questa è la trasformazione di compressione reale, che a differenza di quella ideale che abbiamo visto prima, in questo caso non è né reversibile sicuramente, ma neanche adiabatica questa volta, a differenza dell'ipotesi che abbiamo mantenuto nel ciclo Joule reale. Ok? Chiaro? Lo disegniamo insieme così.
E quindi questa era la fase di compressione. L'altra grande differenza, e qui chiedo la vostra attenzione, l'altra grande differenza con i cicli ideali, sia per quello che concerne quello che abbiamo chiamato ciclo di Otto, sia il ciclo di Diesel, l'altra grossa differenza è che la somministrazione del calore, che si coincide con la fase di combustione, vedete, questi cicli la prevedono con delle ipotesi molto restrittive. Il ciclo 8 la prevede a volume costante, il ciclo diesel prevede che questa fase avvenga a pressione costante. In realtà non può capitare, diciamo, né l'una né l'altra. E vediamo fisicamente che cosa significa a volume costante, che cosa significa, che cosa implica. Implica che questa reazione di combustione, che è quella dalla quale ricaviamo l'energia termica che poi andremo a convertire in energia meccanica, a volume costante, quale volume? Il volume, praticamente, come vedete lì, il volume costante sarebbe quello dello spazio morto che si trova compreso fra la testa del pistone e il tetto qui del cilindro. Ok, quindi significherebbe, appunto abbiamo detto come funziona questo sistema. Funziona che lo stantuffo va continuamente su e giù con una velocità variabile, quindi sempre soggetto all'accelerazione in un senso o in poi un altro, e comunque nel suo variare la velocità ha due punti, due istanti in cui, dovendo invertire il moto, per un brevissimo istante risulta fermo, ok? E questo, abbiamo detto, è alla base anche proprio della definizione di punto morto superiore o di punto morto inferiore. Ok, guardiamo la parte alta, il punto morto superiore. L'ipotesi dire somministrazione del calore isofora a volume costante è, al di là del piano termodinamico, traducendo questa affermazione di pura termodinamica, di puro ciclo sul piano PV o sul piano TS, andandola a trasportare nella realtà fisica del nostro impianto motore, significa dire che questa somministrazione di calore come avviene? Da dove viene fuori il calore? Il calore viene fuori dalla reazione di combustione. Deve essere a volume costante, e volume pari al minimo volume a disposizione del fluido, ovvero il volume V con C di questo spazio cosiddetto morto, ok? Questo è V con C. Ok? Significa quindi, traducendo queste affermazioni termodinamiche nel modo effettivo di funzionare del motore, significa dire che questa combustione deve avvenire in un tempo nullo, praticamente istantaneamente, proprio nell'istante in cui il pistone arriva al punto morto superiore, per un istante si ferma perché inverte il moto e torna indietro. Esattamente in quell'istante la reazione di combustione deve iniziare, deve svilupparsi completamente e deve esaurirsi. È chiaro che questo non è realistico. La reazione di combustione, per quanto veloce possa essere, ha bisogno di un tempo fisico per il suo completamento, un tempo che è confrontabile con i tempi caratteristici di funzionamento di questi motori. Se voi tenete presente che appunto, non so se lo sapete, comunque, diciamo, una grandezza appunto caratteristica di questi motori è la velocità di rotazione, cioè quanti giri quell'albero compie in una certa unità di tempo. E
queste velocità insomma sono abbastanza variabili a seconda del tipo di motore, però possiamo dire che per una ampia gamma di funzionamento di motore, escludendo casi estremi, queste velocità di rotazione variano da un minimo intorno ai 1000 giri per ogni minuto o poco meno, fino mediamente a velocità dell'ordine dei, seconda del tipo di motore, avremo velocità massime di rotazione di 4000, 5000, 6000 giri al minuto, soprattutto per motori di piccole e medie dimensioni destinate alle autovetture, per esempio. Sui camion, sugli autobus abbiamo velocità massime un po' più basse. Su alcune applicazioni, automobili sportive, motociclette eccetera, avremo velocità massime più elevate, cioè invece di 5-6.000 giri possiamo parlare di 7-8.000, anche 10.000 giri e via dicendo. Però comunque l'ordine di grandezza è questo. Se prendiamo un regime che così è facile fare il calcolo, non so, 6.000 giri al minuto, 6.000 giri al minuto significano 100 giri al secondo, ok? 100 giri al secondo significa che una corsa, quindi in un secondo il motore compie 100 rotazioni complete, ovvero 200 corse in un secondo, quindi una corsa viene completata in un centesimo di secondo diviso 2, una corsa. Quindi immaginate insomma il tempo in cui lo statusto si avvicina e si allontana dal punto morto superiore, se il motore sta girando a quella velocità, in quanto può essere, stiamo parlando di centesimi o in qualche caso millesimi di secondo, ok? E quindi, come vi dicevo, sono tempi confrontati, qualche millesimo di secondo è proprio il tempo che, se lo andate a misurare con degli strumenti, oggi sono degli strumenti accurati che sono in grado proprio di quantificare quanto tempo impiega una fiamma dal suo primo nucleo da cui parte fino a che si estingue, e diciamo i tempi sono appunto di questo ordine di grandezza, e quindi diciamo sono sicuramente confrontabili con i tempi caratteristici di funzionamento del motore. Quindi la combustione necessariamente non può avvenire in quell'istante preciso, tutta quanta ed esaurissimo, quell'istante in cui lo stantuffo inverte il moto e quindi a volume costante, ma evidentemente ha bisogno di più tempo per dare appunto questo tempo alla combustione per di completarsi e per cercare di avvicinarsi il più possibile a quello che suggerisce il ciclo ideale. Ecco che si fa in modo di farla iniziare un po' prima rispetto al punto morto. Cioè, questo pallino che sto cercando di disegnare rappresenta appunto l'istante in cui in qualche modo, poi vedremo quali sono i modi, si dà il via alla reazione di combustione. Quindi le prime tracce di nuclei di fiamma incominciano a formarsi già durante la fase di compressione, ok? Questo implica che appunto la curva del ciclo reale da questo istante in poi, o poco dopo, cambia pendenza, perché in assenza di combustione la pendenza di questa curva sarebbe quella appunto di un fluido che viene compresso perché ci sta uno stantuffo che gli riduce il volume a disposizione. Invece la pendenza cambia e si impenna praticamente, perché a questo effetto va a sovrapporsi l'importante effetto dovuto alla
rapida, al rapido rilascio di calore che deriva dalla reazione di combustione. Quindi io ho questo fluido, questo gas che si trova ad occupare un volume sempre più piccolo, un volume sempre più piccolo, a cui io sto fornendo migliaia di kilojoule perché si sta sviluppando la reazione di combustione. Quindi pressioni e temperature e pressioni di questo gas tendono a schizzare in alto fino a fare una cosa di questo genere. Questo andamento, cioè con questa curva, con il massimo che cade un po' a destra rispetto al punto morto su, andiamo con calma. Quindi che cosa sta succedendo? Quindi ho fatto la compressione, verso la fine della compressione abbiamo anche l'inizio della combustione. Come dicevo, questa combustione si sviluppa a cavallo del punto morto superiore, cioè inizia un po' prima che lo stantuffo lo raggiunga, poi lo stantuffo inverte il moto, torna indietro, ok? E per il primo tratto di questa corsa verso il punto morto inferiore c'è ancora, evidentemente per quello che abbiamo detto sulla durata della combustione, abbiamo ancora, diciamo, una porzione di miscela aria combustibile che sta continuando a bruciare e quindi a rilasciare calore. Quindi, diciamo, è fisicamente, diciamo, lo stantuffo sta facendo aumentare durante la corsa di discesa dal punto morto superiore verso il punto morto inferiore, quindi dopo che ha raggiunto questo punto il volume a disposizione del fluido sta aumentando, ma contemporaneamente però dobbiamo anche non dimenticare che è in pieno svolgimento questa reazione di combustione che sta rilasciando tutti i joule termici che competono a quella reazione. Questo giustifica il fatto, anzi le cose vengono studiate, è chiaro che questo istante non è casuale, il progettista del motore caso per caso ottimizza, sceglie con cura, determina qual è questo istante migliore. È chiaro che io l'ho disegnato qui, ma potevo metterlo qua o qua o qua o qua, cambiano molte cose, non so se avremo il tempo e la voglia di dirle, comunque non in questo momento, cambiano molte cose a seconda di come si sceglie questo istante di inizio combustione. Diciamo che è un parametro che va ottimizzato assolutamente, il progettista ottimizza questo dato. L'altra informazione, solo a livello di informazione, però tenete presente che l'ottimizzazione non è che la faccio una volta solta, la complessità di questi oggetti, approfitto di questo tempo per darvi questa ulteriore informazione, la complessità di queste macchine che lavorano in questo modo, cioè queste macchine volumetriche, il flusso non stazionario, soggette a grandi variazioni, vi ricordate ieri vi dicevo perché ancora oggi sono le preferite per i mezzi di trasporto, dicevamo il motivo è che si devono adeguare alla richiesta di potenza che l'utente ogni volta sta ad effettuare. Quindi in pratica queste macchine sono caratterizzate dal fatto che a seconda appunto di come viene richiesta questa, non lavorano mai praticamente o quasi mai nelle stesse condizioni di funzionamento per più di qualche minuto. Perché? Perché ci saranno degli istanti in cui gli si chiederà di girare lentamente, quindi velocità di rotazione, come vi dicevo, variabili in un certo campo, un campo tipico per un motore che segue il ciclo 8 è 1000-6000 giri, ok? Questo motore deve quindi nella sua vita si troverà a lavorare per alcuni minuti, alcune ore a 1000 giri, poi a 1500, a 2000, per qualche istante gli si chiederà di arrivare a 6000 giri, poi tornerà a 3000, poi, quindi in continui transitori come velocità di rotazione e anche come quantità di fluido di lavoro che deve partecipare, come sapete la quantità di reagenti, di aria e di combustibile che si introducono all'interno di questi cilindri, anch'essa proporzionale alla potenza richiesta dal motore. Quindi immaginate quante coppie possibili di
quantità di fluido e quindi energia rilasciata dalla combustione e velocità di rotazione del motore. Ci stanno quasi infinite combinazioni possibili che questo motore deve affrontare. Per ognuna di queste, per esempio, esiste un valore ottimale per questo istante di inizio combustione. Questa cosa oggi è risolta, diciamo, tra virgolette, facilmente, perché questi istanti vengono memorizzati in un computer a tavolino durante il laboratorio, più che a tavolino, durante lo sviluppo del propulsore. Il progettista individua gli istanti ottimali per ognuna di queste coppie di punti possibili di funzionamento, cioè quantità di fluido di lavoro introdotta, giri, questo intendo per punto di funzionamento, campo di funzionamento. Sull'assiste ci mettiamo N, sulle ordinate ci mettiamo questa quantità di fluido, il termine che si adopera in gergo è carico del motore, insomma. Ok, queste entrambe variano fra un minimo e un massimo, e il motore quindi può funzionare in tutti i punti contenuti all'interno di questo rettangolo. Come vi dicevo, il lavoro difficile per il progettista di oggi è trovare per un punto che sta qua, che è molto diverso da un punto che sta qua come condizioni di funzionamento, è molto diverso, quelle che sono le condizioni ottimali, cioè io ho trovato, questo è solo un esempio, diciamo l'istante di accensione, ma potremmo parlare del rapporto aria-combustibile, possiamo parlare di tanti parametri che regolano il funzionamento del motore, quello che era ottimo come parametro di controllo del motore, quando il motore lavora in questo punto, non è affatto ottimo quando il motore si trova a lavorare qui, e quindi devo rifare tutta l'ottimizzazione per ciascuno di questi punti. Da questo punto di vista, come vi dicevo, non farla troppo lunga, l'elettronica ci dà una mano, perché tutti questi valori ottimali che io ho trovato con una attenta fase di sviluppo all'interno di un laboratorio, dove queste una sala prove dove si effettuano queste operazioni, vengono tranquillamente memorizzate nella memoria di un computer che, come sapete, oggi si trova a bordo di tutte le vetture dotate di questi motori, e queste opportunamente poi vengono interrogate, queste memorie, cioè a seconda del punto di funzionamento, cioè il gestore di tutta questa funzionalità del motore, che acquisite le informazioni sul punto di funzionamento, come fa a sapere il punto di funzionamento? Ci deve essere qualche cosa che gli dà un segnale sulla velocità di rotazione e sul carico del motore, quindi individua con queste due coordinate, individua esattamente il punto di funzionamento, in funzione di questa individuazione va a interrogare la memoria che è conservata nel computer, dice guarda, quando il motore sta facendo 2850 giri e sta lavorando con metà del carico, quali sono i parametri ottimali per avere il minor consumo, il miglior lavoro utile, la migliore potenza, il controllo delle emissioni chiaramente e tutto quanto il resto, sta tutto memorizzato. E quindi, diciamo, dopodiché, una volta che si sono scoperti quali sono questi parametri ottimali, partono dei segnali ai vari organi di controllo del motore in modo tale da ottimizzare tutti questi parametri di cui stiamo parlando. L'ho detta senza entrare troppo in dettaglio, però diciamo la sostanza è questa, è chiaro come... Abbiamo lasciato le cose un po' troppo nel vago, insomma, è chiara l'idea, il messaggio. E fra questi, appunto, sono partito dal fatto anche relativo all'istante di accensione. Ok? Quindi dicevamo, questo punto viene scelto in modo da
diciamo, il termine che si adopera è quello di far avvenire il più possibile, in maniera più possibile simmetrica, la combustione a cavallo del punto morto superiore, ovvero se inizia qui, che corrisponde, diciamo, quando il pistone stava salendo e si trovava in questa posizione, poi la combustione si sviluppa a tutta la miscela contenuta in questo volume, nel frattempo lo stantuffo continua a salire, raggiunge il punto morto superiore, torna indietro, le cose più o meno si ottimizzano, si ottimizzano affinché la combustione termini grosso modo in corrispondenza del punto in cui era cominciata. Durante la compressione e durante l'espansione la combustione termina in grosso modo quando lo stantuffo è ritornato nella stessa posizione. Oggi come oggi si tende a ritardare un po' questa fine per motivi legati alle emissioni, ma questo è un dettaglio che possiamo trascurare. Quindi questo per giustificare che cosa? Che il picco di pressione, come vedete, non si raggiunge in corrispondenza del minimo volume e quindi al punto morto superiore, ma si raggiunge un po' più tardi perché è l'effetto combinato di queste due operazioni: da una parte lo spostamento dello stantuffo, dall'altra il rilascio di calore che segue alla reazione di combustione. Okay? Il risultato è appunto questo che è, vediamo qua, ecco, vedete, il picco è scostato rispetto alla verticale corrispondente al punto morto superiore, è più a destra, quando più a destra significa che lo stantuffo sta tornando indietro, sta iniziando la corsa relativa all'espansione. Completiamo questa cosa e poi ci fermiamo un pochino. Okay. E questa è una differenza quindi molto grossa, quindi è una differenza conciliare, quindi questa fase di combustione che, diciamo, grosso modo inizia qui e continua e, diciamo, finisce più o meno da queste parti. Okay. Quindi non è a volume costante, perché volume costante significa che deve avvenire quando lo stantuffo è fermo. In realtà la combustione avviene mentre lo stantuffo si avvicina al punto morto superiore e poi se ne allontana, ok? E quindi significa che il volume sta variando. Chiaramente la variazione è piccola, perché, mediamente, perché prima tende a ridursi questo volume a disposizione del fluido e poi riprende ad aumentare. Mediamente la variazione è piccola, però sicuramente c'è stata, insomma, c'è una variazione e quindi non possiamo affermare che questa somministrazione del calore avvenga a volume costante. Questo ha anche un risultato sull'incremento della pressione che si ottiene. Perché? Perché se io ho la stessa energia termica, gli stessi kilojoule di energia termica, li rilascio a una certa massa di fluido quando è contenuto in questo volume, ok? Quando li rilascio a una massa di fluido contenuta in questo volume, quell'energia termica comporta un innalzamento della pressione di un certo livello, ok? Se la stessa energia termica io la rilascio a quella stessa massa di fluido quando però ha a disposizione un volume più grande, la sua pressione salirà di meno. L'impennata di pressione, l'incremento della pressione sarà più contenuto, non so se rendo l'idea. Ok? Quello che abbiamo detto anche a proposito di altre cose qualche settimana fa, cioè se io ho una scatolina, una scatola come questa, ok? Chiusa, e riscaldo l'aria contenuta qua dentro, la pressione dell'aria qua dentro cresce in proporzione ai joule che stanno incamerando e chiaramente al volume che l'aria ha a disposizione. Se io gli stessi joule li lascio all'aria contenuta in quest'aula,
non è che la pressione sale e della stessa quantità, e questo con le dovute proporzioni è quello che succede in questo caso. Il fatto che il volume non sia costante, ma non è tanto il problema di costante, il problema è che costante è sinonimo di minimo, ok? Nel ciclo ideale combustione a volume costante significa combustione, significa calore ceduto ad un fluido che occupa il minimo possibile del volume a sua disposizione, e quindi significherebbe provocarne il massimo possibile dell'incremento di pressione, ok? Poiché nella realtà la combustione non è a volume costante, ovvero non è la somministrazione di calore, non la stiamo facendo quando il fluido occupa il minimo volume a sua disposizione, ma un pochino più grande, perché il suo volume oscilla fra questo, poi arriva qui e poi ritorna più o meno ad essere qua, quindi mediamente più grande di questo minimo, il gradiente di pressione che ne risulta sarà più modesto, sarà più contenuto. Ok? Siete d'accordo? Mi avete seguito? O vi sfugge qualcosa? Sono stato poco chiaro? Questo vuol dire che qui non ci sono, questo è qualitativo, ma se ci fossero dei numeri, significa che questo picco di pressione del ciclo reale, a parità di geometria del motore, questo picco di pressione del ciclo reale è sicuramente più basso rispetto al picco che, ripeto, se ci fossero dei numeri, avremmo trovato qua sopra, come questo punto 3. È chiaro? Se non è chiaro, ditemelo, che lo diciamo con altre parole, lo ripetiamo. Assumo che sia chiaro. Torniamo rapidamente almeno a quest'altra fase e poi ci fermiamo un attimo, perché insomma sì, è il momento di fare un po' una pausa. A questo punto la fase di espansione, questa, fase di espansione, come abbiamo detto, l'unica fase attiva del ciclo, quella nella quale riusciamo a raccogliere lavoro, sempre se la vogliamo confrontare con quella del ciclo ideale, ancora una volta le differenze, come al solito, cosa che abbiamo detto tante volte, possiamo diciamo regolarci un po' su quello che abbiamo detto sulla compressione. E quindi sull'espansione, ancora una volta, possiamo dire che sicuramente rispetto a quella ideale non sarà più reversibile, e questo ce ne convinciamo facilmente. Al pari della compressione non sarà però neanche l'espansione sarà adiabatica, perché questa volta il flusso di calore, ancora una volta, diciamo, a nostro sfavore, nel senso che questa volta i gas che si sono prodotti e che devono produrre lavoro grazie alla loro espansione hanno temperature di migliaia di gradi centigradi, ok? Le pareti, abbiamo detto, hanno temperature dell'ordine dei 500 e rotti gradi centigradi, e quindi, poiché c'è il tempo per lo scambio termico, possiamo concludere che anche l'espansione non è adiabatica. In particolare però il flusso di calore questa volta va dal gas verso le pareti, quindi siamo sfavoriti due volte. Durante la compressione siamo sfavoriti perché stiamo comprimendo un fluido che riceve calore, e noi abbiamo visto, abbiamo detto che per ridurre il lavoro di compressione, volendo, facciamo le interrefrigerazioni, no? E abbiamo
parlato a lungo di questo concetto, e invece facciamo una cosa, cioè facciamo, avviene una cosa contraria, cioè comprimiamo un fluido che si sta riscaldando perché riceve calore dalle pareti del cilindro. L'altra cosa sfavorevole, vogliamo ottenere e trasformare l'energia entalpica del fluido in energia meccanica, e durante, questa cosa avviene durante l'espansione, e però durante l'espansione una parte dell'energia termica del fluido la cediamo alle pareti del cilindro, perché inevitabilmente un po' di calore viene trasmesso a queste pareti più fredde. Quindi il lavoro di espansione reale sarà minore rispetto al lavoro di espansione ideale, perché prima di tutto la trasformazione non è reversibile e poi non è neanche adiabatica, con un'accessione di calore. E però c'è anche un terzo motivo rispetto al ciclo ideale, che sta in quello che dicevamo prima, cioè parte da un valore di pressione più basso rispetto a quello che si sarebbe raggiunto nel caso di ciclo ideale, che, ovvero nel caso in cui la somministrazione di calore fosse avvenuta istantaneamente quando il fluido occupava il minimo volume a sua disposizione. Quindi parte da una pressione più bassa, è irreversibile, cede calore alle pareti, è chiaro che il lavoro reale di espansione è, per questa somma di motivi, è minore rispetto al lavoro di espansione ideale, che si sarebbe potuto calcolare, questo sì, a tavolino, studiando semplicemente il ciclo termodinamico. Ok, e questa è la fase di espansione, che dura fin qui. Per il momento immaginiamo quindi che in questo modo siamo arrivati di nuovo al punto morto inferiore. Questi gas hanno effettuato il loro compito, hanno svolto il loro compito, sono esausti, ok? Non possono fare più niente. Se vogliamo ottenere lavoro che è appunto come differenza fra lavoro ottenuto in espansione e lavoro speso in compressione, pari a quest'area all'interno di questo ciclo che vediamo qua, questo ciclo chiamato A, ok? Quello è il lavoro utile, lo chiameremo lordo, dopo la pausa capiremo perché lordo, ok? Se voglio ripetere questo ciclo, necessariamente devo allontanare questi gas esausti per fare posto a nuova carica, a nuovo fluido di lavoro che deve entrare. Stiamo parlando dei motori a quattro tempi, e quindi sappiamo che questi motori dedicano, l'abbiamo detto nella fase descrittiva prima, dedicano un'intera corsa dello stantuffo alla fase di espulsione, ovvero raggiunti a fine espansione il punto morto inferiore, okay, il pistone risale dal punto morto inferiore al punto morto superiore non per scambiare lavoro o per ottenere lavoro, okay, ma semplicemente per effettuare questa operazione di pulizia, di scarico forzato si chiama, di spazzare fuori i gas esausti, e quindi diciamo darà vita a una trasformazione. La valvola di scarico è aperta, quindi c'è comunicazione fra l'interno del cilindro e l'esterno, quindi lo stantuffo sale, riduce il volume a disposizione del fluido, d'accordo, ma il sistema non è chiuso, è in equilibrio con l'esterno, e quindi è chiaro che la pressione durante questa corsa non è che risalga più di tanto, diciamo, dove lo stantuffo raggiunge più o meno i tre quarti della corsa, questa pressione, vedete, rimane più o meno costante, mano a mano che i gas fuoriescono con essi diminuisce anche la pressione all'interno del cilindro. Quindi questa
cosa che trovate rappresentata qua, da questa freccetta, che porto io qui, grosso modo, rappresenta la corsa di scarico, di espulsione dei gas esausti. E siamo arrivati quindi a un punto molto superiore. A questo punto, diciamo, immaginiamo che chiudiamo la porta d'uscita, la valvola di scarico, ok? Viceversa, in quello stesso istante, apriamo la porta d'ingresso, la valvola di aspirazione, perché arrivato al punto morto superiore, quindi finito di espellere i gas combusti facendo questa corsa, ok, dobbiamo preoccuparci di far entrare il fluido fresco per il nuovo ciclo. E quindi dobbiamo fare questa corsa di aspirazione. Abbiamo detto che questo tipo di motore, come facciamo affinché l'aria che sta nel condotto qui, che ha grosso modo, poi vedremo neanche vero, ma diciamo grosso modo ha la pressione atmosferica, come facciamo a convincerla ad entrare all'interno del cilindro? Grazie al moto del pistone generiamo all'interno una depressione, quindi una pressione che qui non a caso ho riportato il livello della pressione atmosferica, e quindi avremo questa corsa che fa sì che la pressione all'interno del cilindro sia più bassa rispetto a quella atmosferica per una buona parte di questa corsa. Poi è chiaro che mano a mano che si riempie questo cilindro, la pressione all'interno si equilibria con quella all'esterno, e quindi diciamo ritorna praticamente in questo punto e da qui riparte. Arrivato a questo punto si chiude la porta, si chiude la valvola di aspirazione, e quindi da qui riparte quello che abbiamo prima descritto, cioè il ciclo termodinamico con la corsa di compressione vera e propria. Okay. Allora, è arrivato il momento di fermarci un pochino. Però abbiamo detto parecchie cose, per alcuni sono note, per altri un po' meno, insomma l'argomento è, io cerco di presentarlo nella maniera più semplice possibile, vi assicuro che l'argomento è complesso, non lo sottovalutate. Se ho, sono andato un po' in fretta, se ho detto troppe cose per cercare di darvi quante più informazioni possibili, qualcosa vi sfugge, vi esorto ancora una volta a farmelo presente, parliamo con tutta calma. Prego. Quindi l'area del ciclo A rappresenta il lavoro utile, quindi il lavoro di espansione meno il lavoro di compressione. Sì. E l'area del ciclo B invece è comunque il lavoro che devo sottrae. Lo diciamo dopo. Sì, sì, è giusto. Per questo diciamo. Questo qui lo chiamiamo lavoro utile, sì, ma lordo, perché il lavoro utile manetto si ottiene sottraendo a questo anche l'area di questo ciclo B. Si chiama ciclo di pompaggio, in gergo si chiama così, e che rappresenta il lavoro speso per quello che è il ricambio, si chiama ricambio della carica, ricambio del fluido di lavoro, ovvero la somma delle due trasformazioni che sono necessarie per espellere i gas esausti e introdurre il fluido fresco.